Allora ragazzi, è appena terminata la conferenza stampa di presentazione di Leandro Paredes con la Juventus. Ora manca solo quella di Gatti, vediamo quando la faranno. Io vi invito a guardare qui sopra nelle schede perché oggi ho pubblicato anche un altro video che in realtà volevo invertire a livello temporale, ma ho deciso di portare prima quell'altro, poi la conferenza di Paredes. E meno male, perché nella conferenza di Paredes c'è veramente poco da dire, ci sono state anche alcune domande veramente terrificanti, ma ne parleremo. E poi voglio fare un piccolo collegamento con cose che ha detto Paredes e che ovviamente poi si incastrano con quelle che sono anche le riflessioni che sto portando sul canale da un po' di tempo a questa parte. Allora, Paredes dice: le impressioni sono state buone, sono arrivati in una grande squadra con giocatori e allenatori molto forti. Possiamo fare decisamente meglio rispetto alle due partite giocate, perché Paredes è sceso in campo a Firenze e a Parigi contro Fiorentina e PSG e non ha ancora mai vinto perché una l'ha pareggiata e una l'ha persa, quindi speriamo che con la Salernitana possa avere anche il terzo risultato che in questo momento ancora manca al calciatore argentino. Cercherò di dare il 100% e fare quello che mi chiede il mister. Voglio aiutare la squadra a giocare e voglio essere vicino ai centrali in difesa. Su questa cosa ci torneremo tra poco. Quando ho saputo di Di Maria alla Juve, ho iniziato a parlare con lui e con la mia famiglia. Abbiamo deciso entrambi di venire qua e abbiamo fatto di tutto per venire. Ecco, questa cosa mi spiazza perché io ricordo di aver registrato, ero andato al mare un paio di giorni, un video in cui si parlava di Di Maria, che aveva detto sì alla Juventus, a quanto pare, che aveva citato Luca Momblano, e il pomeriggio invece di questo discorso che comprendeva Paredes, all'epoca si ragionava su un ingresso, uno scambio di prestiti con Moise Kean. Ecco, questa cosa mi fa ridere pensandoci oggi perché ti fa capire veramente che comunque le notizie che si incastrano, anche se magari non vengano confermate nei primissimi istanti, nei primissimi giorni, ma si concretizzano, o magari non si concretizzano nemmeno, ma diverse cose si muovono su binari paralleli e quindi in quella giornata lì quelle notizie che erano venute fuori erano veritiere, perché effettivamente Paredes e Di Maria stavano ragionando su questa cosa qua. C'è una grande amicizia tra i due e si sono rincontrati alla Juventus dopo aver giocato insieme al Paris Saint-Germain e dopo ovviamente la nazionale argentina, della quale entrambi fanno parte. Non posso ancora dirti la differenza tra la Serie A di ieri e quella di oggi, dato che ho giocato solamente una partita in Serie A. Posso dire invece che sono maturato molto come calciatore e come uomo, e qua ovviamente non posso metterci cibecco perché lo sa lui. Allegri mi ha chiesto di giocare in verticale. So che posso dare questo alla squadra. Ecco, questa cosa mi fa molto piacere. Anche l'altra sera al Parco dei Principi ha dato una palla in verticale a Vlahovic, che Vlahovic non c'è nemmeno arrivato, probabilmente non se l'aspettava neanche perché questa squadra manca tanto di verticalità e Paredes questa cosa te la può dare. E quindi speriamo davvero che possa servire anche diversi assist agli attaccanti e migliorare la qualità del giro palla, perché noi sul centrocampo facciamo ancora molta fatica e qua dovrà essere bravo anche Locatelli, dovrà essere bravo Miretti, tutti quelli che giocheranno al suo fianco. Ho scelto la Juve perché è una squadra che ho sempre voluto. C'erano state anche altre possibilità in passato. Volevo giocare qui, volevo tornare in Serie A. Sono felice di essere qua. Non ero preoccupato, avevo fiducia nella società e nella trattativa. Loro erano davvero convinti di fare la mia scelta. Ho giocato con Marchisio allo Zenit di San Pietroburgo. Mi ha scritto prima di venire qui. Voleva che io giocassi nella Juventus. Lo ringrazio per le parole che ha speso. Poi parla della partita col PSG e dice: dopo i primi 20 minuti abbiamo fatto una grande partita, dimostrando di essere una grande squadra che può lottare contro tutti. Lavorando avremo risultati positivi. Sono arrivato da solo due partite. Cercheremo di giocare meglio di così per trovare risultati positivi che non sono arrivati nelle prime due disputate. E ovviamente, dicevamo prima, un pareggio è una sconfitta per Leandro Paredes. Il ruolo che mi piace è quello di schermo davanti alla difesa. Mi piace cercare di portare avanti la palla. Quindi a Paredes piace essere il perno basso del centrocampo a 3, o comunque quel giocatore che in una mediana 2 va a prendere la palla tra i centrali e cerca di portarla in avanti. Ma questo lo sapevamo, c'è la conferma definitiva anche da parte del ragazzo. Per me si può sempre migliorare. Anche quando vinci e le cose vanno bene, abbiamo fatto meglio a Parigi rispetto che a Firenze, possiamo fare ancora meglio. Poi c'è una domanda sui vini, che è veramente inutile, infatti anche Paredes l'ha skippata. Per noi tutte le partite sono importanti, ora abbiamo una gara difficile con la Salernitana, vincere è la cosa più importante. E poi Paredes inizia a diventare un procuratore e dice: spero che Di Maria possa restare, ho già iniziato a dirgli che deve rimanere almeno un altro anno con noi. Voglio fare bene con la Juventus e pensare solo a lei. Poi, quando sarà ora, penserò al Mondiale. Voglio raggiungere i miei obiettivi con la Juve e poi successivamente con l'Argentina. Come potete vedere, niente di che.
domande banali, scontate, una anche inutile sui vini, però c'è un discorso generale che viene fuori dalle parole di Paredes e che mi fa molto piacere. Paredes ha parlato di migliorare, ha parlato di risultati e più di una volta ha continuato a dire dobbiamo e possiamo far meglio di così, siamo una squadra con dei giocatori forti, con un allenatore di un certo tipo, possiamo e dobbiamo far meglio di così, e si è fermato su questo concetto 2, 3, 4 volte nel giro di una conferenza stampa veramente molto veloce, durata che ne so un quarto d'ora, segnale che Paredes non è ovviamente soddisfatto, e come potrebbe essere di quelle che sono state le sue prime due uscite con la Juventus e se vogliamo la partita con lo Spezia che lui ha visto allo stadio. Ma è normale che sia così, cioè mi rivedo tanto nelle parole di Paredes e i contenuti del canale da quando è iniziata la stagione penso che vadano molto in questa direzione. A me dispiace vedere che tante persone nei commenti mi stanno dicendo adesso sta iniziando a criticare la Juve perché porta più visualizzazioni, porta più like, porta di qua, e quando l'anno scorso invece era un po' più sul dare possibilità di lavoro, però queste cose le dici perché ti pagano, ti fa comodo. Dovete capire una cosa, cioè tutto quello che esce dalla mia bocca è frutto delle sensazioni che ho durante la visione delle partite e dello studio, dell'analisi che vado a effettuare sulle partite. Oggi ho voluto fare un confronto che qualcuno ha considerato inutile dopo così poche partite di campionato. Invece per me è un confronto che assume determinati contorni e contesti, proprio perché lo torno a dire. Io ragazzi, in questo momento ho poca fiducia nell'operato di Massimiliano Allegri. E le prossime due partite, secondo me, saranno indispensabili per capire effettivamente se la Juventus potrà andare avanti o meno con Allegri. E mi dispiace che tante volte il massimo del confronto sotto questo punto di vista possa essere semplicemente sì, però hai visto Allegri che cosa ha fatto in passato e bla bla bla. Io non sono qua a dire che Allegri non abbia vinto anche grazie a lui, perché quando si vince è merito di tutti, della squadra, della dirigenza, dell'allenatore. Non sono qui a togliere dei meriti ad Allegri per il passato, però anche l'altra sera quando ho affrontato questo argomento tornato da Parigi mi sono dimenticato di dire una cosa, e cioè ho preso in esame il derby, no? Fatto il video qua di Milan-Inter 3-2 e c'è una cosa che secondo me ci insegnano il Milan-Inter, ma forse anche il Napoli stesso, che sono squadre che dovremmo cercare di inseguire, ma forse anche la Roma. Come ben sapete a me non piace parlare degli altri, io preferisco concentrarmi su di me, però alcune cose secondo me le altre squadre ce le insegnano e provo a dimostrarvele. La Roma l'anno scorso ha vinto la Conference e i tifosi della Roma si stavano giustamente in cima al mondo praticamente, perché la Roma non vinceva un titolo da anni e non vinceva una competizione europea da non so quanti anni, non so nemmeno se l'avesse mai vinta. Ieri hanno fatto l'esordio in Europa League e hanno perso a Ludogorets. Non è che se l'anno scorso hai vinto la Conference allora quest'anno in Europa League tutto andrà bene, perché sono due cose scollegate. Se non ci metti le stesse emozioni, se non ci metti la stessa intensità, se sottovaluti la competizione, poi il rischio della figuraccia c'è. Mi viene in mente il Napoli che l'anno scorso non rinnova il contratto ad Insigne e io stesso mi ero messo lì a dire oddio, ma sono matti, non rinnovano Insigne, che è un giocatore che nell'economia, nel gioco del Napoli è molto molto importante a livello di spogliatoio, a livello di tutto, cioè Insigne è un vero e proprio simbolo del Napoli, capitano, giocatore che ha vinto anche gli europei con l'Italia, chi prendono al suo posto? Hanno preso Kvara e lo stiamo vedendo tutti che cosa sta facendo. Non è che possiamo rimanere fissi sulla concezione di Insigne ignorando poi quello che è lo sviluppo successivo del calcio. Stessa cosa della Roma, prendo in esame gli ultimi anni di Milan e Inter, no? Qual era la squadra più forte del campionato secondo me lo scorso anno? L'Inter, ma non ha vinto, e ha vinto il Milan, e l'anno prima aveva vinto l'Inter, che aveva iniziato a mettere insieme una squadra di un certo tipo, no? E con Conte ha fatto un secondo posto per un punto dietro a Juve di Sarri e un primo posto l'anno successivo dominando in campionato. Poi è arrivato Simone Inzaghi che ha preso in mano il lavoro di Conte e secondo me dentro il campo ci ha messo anche quel qualcosa in più, perché l'anno scorso su Inzaghi sono circolate le stesse cose che è come Allegri, ha preso in mano la squadra di Conte, si vince per inerzia. Secondo me non è vero, è ovvio che sia Allegri che Inzaghi si siano ritrovati una squadra di un certo tipo con una base di un certo tipo. Però questo effetto può durare per le prime 4, 5, 6 partite al massimo, poi viene a mancare. Cioè pensare che Allegri abbia vinto per 5 anni grazie al lavoro di Conte dell'anno precedente,
è follia. Cioè, non era praticamente nemmeno la stessa squadra. Pensare che il percorso che ha fatto la prima Juve di Allegri in Champions sia stato influenzato dal lavoro di Conte, secondo me è semplicemente irrispettoso. Ma anche pensare che in questo momento l'Inter sia ancora la squadra più forte rispetto al Milan per i nomi, secondo me è altrettanto sbagliato, perché prendo in considerazione, no, i Leao, i Tonali, i Bennacer, prendo in considerazione i Tomori, prendo in considerazione questi giocatori nel Milan che fino a un paio di stagioni fa erano giocatori normalissimi, che sono cresciuti, sono migliorati. E non è che io posso rimanere concentrato sull'idea che Bennacer è retrocesso con l'Empoli. Bennacer è anche titolare nel Milan oggi, del Milan campione d'Italia. Cioè, il calcio si evolve, il calcio cambia, non si può rimanere aggrappati a un'idea e basta. Bisogna evolversi a seconda di quello che ti dice il campo, che è Conference Europa League per la Roma, differenza, che Insigne, Kvara per il Napoli, differenza, che è la valutazione dei singoli del Milan rispetto a quelli dell'Inter. Beh, perché oggi, se devo prendere la difesa più forte in Italia, forse non prendo più quella dell'Inter, che Skriniar, Bastoni e De Vrij mi sembrava una roba incredibile, prendo quella del Milan, perché Tomori, Kalulu e Maignan mi danno una sicurezza assurda. L'anno scorso, a inizio campionato, di una roba del genere era follia, ma il campo ti ha dimostrato queste cose. Quindi è assurdo ragionare su però Allegri ha fatto queste cose in passato. Certo, rimanga lì, rimanga nella storia, ma oggi non sta dando quello che ha fatto vedere di essere in grado di dare. È questo che mi fa arrabbiare, ed è giusto quello che dice Paredes, che dice anche quando si vince, anche quando le cose vanno tutto bene, bisogna migliorare. E lo dice un tesserato della Juventus, un calciatore della Juventus. Perché tante volte sul web chi prova a muovere una critica costruttiva, perché le mie non sono mai critiche distruttive, e chi mi segue da tanto lo sa, cerco sempre di essere il più onesto possibile e anche il più educato possibile e rispettoso possibile nei confronti dell'idea di chiunque e con i protagonisti, perché io non mi sognerei mai di dire Allegri ha sbagliato, lo dico per certo. Allegri, se sbaglia, sbaglia perché la mia idea, la mia lettura è differente, ma la mia lettura vale decisamente meno rispetto a quella di Allegri o di qualsiasi altro allenatore della Juventus di Serie A professionista, perché io non c'ho il patentino, io non sono un allenatore, io do la mia umile opinione. Ma tante volte le persone pensano, allora tu stai criticando perché vuoi distruggere, perché vuoi fare il numero, perché vuoi fare la visualizzazione. Farei il contrario, ve lo dico tranquillamente, se fosse questo il mio obiettivo, la mia intenzione, prenderei una via, battezzerei o va tutto bene o va tutto male, e tutti i giorni mi metterei qui a dire che va tutto bene o a dire che va tutto male, per cercare di prendere quella frangia di persone che la pensano così, che vedono tutto bene o tutto male, e forse anche per attirare quelli che pensano il contrario, che verrebbero a dire eh sì, però queste cose le pensi ma sei incoerente. Io cerco di affidarmi sempre al giudizio del campo, e come vi dico che l'anno scorso non avrei mai pensato di dire Milan migliore dell'Inter nel complessivo o anche nei singoli, e oggi sono qui a dirvi che non posso non dirvi il contrario. E c'è stata una vera e propria scalata, e il Milan, quando noi abbiamo vinto l'ultimo scudetto, non ha fatto il campionato come l'ha fatto adesso, anzi il Milan è diventato squadra proprio sul finale di quel campionato. Il lockdown ha fatto benissimo al Milan e a Pioli, e poi ha volato, c'è stata una scalata, quel Milan che finisce molto bene quel campionato, Pioli che evita l'esonero al posto di Ragnik, Milan che l'anno scorso, comunque l'anno prima, fa un campionato e arriva secondo in classifica vincendo l'ultima giornata a Bergamo con l'Atalanta, e Milan che l'anno scorso vince lo scudetto. Cioè c'è un percorso, c'è una crescita, c'è un lavoro nel giro di 2 anni e mezzo. E allora vi dico, l'anno scorso Allegri come Pioli l'ha scampato l'esonero, lo sappiamo, abbiamo visto, giusto o non giusto, sbagliato o non sbagliato, decidetelo voi, non mi interessa, il dato di fatto è che è rimasto. Io oggi non lo vedo quel passo avanti, anzi ne vedo uno indietro, ne vedo uno indietro, perché è vero che noi siamo lì nel blocco delle squadre che ancora nello scudetto possa rientrarci, è vero che sono passate solo 5 partite, indubbiamente, però perché siamo ancora lì? Perché in Serie A quest'anno tutti gli altri comunque hanno steccato, hanno iniziato, non sono continui, non c'è quella squadra che in questo momento ha spaccato, ucciso il campionato in fuga, non c'è. Cioè ci sono delle squadre che magari caleranno, delle altre che riprenderanno, ma a me non mi interessa sinceramente, perché quello che vedo fare alla Juventus in questo momento è insufficiente,
E dice bene Paredes quando dice che c'è da migliorare, dice bene Paredes che non può andare bene il pareggio di Firenze o la sconfitta di Parigi, dice bene Paredes che la partita con la Salernitana sarà difficile, dice bene Paredes che la partita con la Salernitana sarà da vincere, dice bene Paredes che questa squadra e questo allenatore non possono accontentarsi di quello che si sta vedendo, e dice bene Paredes che è un tesserato della Juventus che non vuole assolutamente danneggiare la Juventus, vuole fare gli interessi della Juventus, sta dicendo quello che pensa perché è quello che vede. E io mi rivedo molto nel discorso, nell'analisi, nella sincerità di Paredes. Apprezzo molto di più un giocatore che 4-5 volte nella prima conferenza stampa, dopo due partite giocate con un pareggio e una sconfitta, mi dice che c'è da migliorare, piuttosto uno che viene e mi dice siamo stati perfetti, è andato tutto bene, siamo stati sfigati, andrà sicuramente meglio perché sì. No, il perché sì non esiste, il perché sì sul campo da calcio passa dal lavoro. E quindi prossime due partite a Salernitana-Benfica di una difficoltà elevatissima, ma non tanto per le partite in sé, perché la partita con la Salernitana per forza di cose per la Juve non può essere così complicata, ma lo diventa per il contesto, per l'ambiente, per il momento, per quello che si è visto in queste prime 5 partite di campionato 1 di Champions, che sono d'accordo è troppo poco perché ce ne saranno altre 40 circa, 45 ancora in stagione. E ho capito, però queste partite non possiamo ignorare quello che ci hanno detto, cioè dobbiamo ricominciare da lì e cercare di migliorare, perché questo percorso di crescita dopo un anno completato, un anno brutto, non può nuovamente ripartire da zero o comunque da uno, perché non si riparte esattamente dall'inizio del campionato l'anno scorso, che era stato peggio, ma nemmeno così distante a questo, perché l'anno scorso, ragazzi, sì, siamo partiti male, ma abbiamo visto la partenza di quest'anno, siamo andati quasi quasi lì. E quindi ben vengano le parole di Paredes, e mi dispiace che tanti la leggano in un modo diverso da quella che è banalmente la realtà secondo me, cioè quello che vedono i miei occhi, le mie preoccupazioni. Ma io credo che sia anche giusto nei vostri confronti non mettermi qui a dirvi che sicuramente andrà bene, che al 100% andrà bene, che vinceremo lo scudetto, che passeremo il girone, che vinceremo la Coppa Italia. Non le penso ragazzi queste, perché dovrei dirvi il contrario? Perché dovrei passarvi una speranza che io non possiedo? Cioè, è questo che non capisco. Volete una bugia buona piuttosto che una verità cattiva? Cioè, davvero volete una persona che dall'altra parte della telecamera vi dice quello che volete sentirvi dire piuttosto di quello che pensa davvero? Se questo è la volontà, mi dispiace, non è il canale giusto, perché a seconda di quello che mi dice il campo cambierò la mia idea, sembrerò incoerente, non mi interessa. Volete darmi dell'incoerente? Datemi dell'incoerente, non me ne frega niente. Io credo che cambiare idea a seconda di quello che si vede sia sempre la cosa più giusta e coerente possibile, al contrario dell'incoerenza. Quindi questo è, fatemi sapere un po' cosa ne pensate delle parole di Paredes, fatemi capire se avete capito gli esempi che vi ho fatto con le altre squadre, e fatemi capire se anche secondo voi Salernitana-Benfica saranno due partite molto molto difficili, perché secondo me oltre queste partite, oltre i 6 punti, 3 in Serie A e 3 in Champions, ci sono anche altre cose in ballo. Secondo me sì.